Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono quasi 8.000, come hanno detto loro, però l'unica cosa che hanno preso manca, le forze armate sono da stanchi, perché sono 24 su 24 ore al lavoro come pazzi. Questo è il problema. Noi siamo a favore di tutta questa gente, sono esseri umani come noi, poi non hanno mangiare, non hanno niente, sono abbandonati al vento. Vieni dalla Burkina Faso, sì. Quando sei arrivato a Lampedusa? Due giorni fa. Sì, sì. Nel 2016 noi ricordiamo numeri simili. La questione è che c'è stato un incremento di afflussi in un lasso di tempo molto ristretto in un unico luogo. Un fenomeno che abbiamo attenzionato è quello dell'incremento di minori non accompagnati piccoli, bambini di 3, 4 anni, 2 anni, 5, insomma, che sono arrivati senza genitori. Quindi sotto organico, manca un po' di persone. Qua c'è un'esigenza, ci devono aiutare tutti, non è una cosa molto... I numeri sono alti. I numeri sono altissimi. Da quante ore sta arrivando? Giorni. Sì, ma intanto glielo dico da quando siamo in servizio. Siamo in servizio dalle 11 di ieri. Da quante ore sta lavorando lei? Da stamattina e non ho mangiato. Non c'è il tempo di affezionarsi qua. Arriveranno rinforzi, ma che rinforzi arrivano? No, non penso proprio. Perché se arrivano significa che dobbiamo caricare. Iniziamo questa piccola processione con questo triste ricordo della morte. David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Qualcosa si deve fare in ogni caso, dico, l'Europa, l'Italia non può rimanere inerme di fronte a quello che sta succedendo, c'è un dramma umanitario in atto. Voglio riportare le parole del Papa, una frase diceva così, che non si ripeta mai più. Alleluia. Alleluia. Allora...